Dai paesi alle città, miseria e povertà. Lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patane e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria. Separati con cura, in un'epoca oscura. Che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra. Tra chi vive e muore nelle zone d'ombra. Zone d'ombra questa settimana affaccia il suo sguardo nelle piccole realtà. Un viaggio per esplorare i piccoli borghi in cui la vita sembra essersi fermata, ma che forse rappresenta un barlume di avanguardia. Giovanni, grazie per questo incontro. La domanda che vorrei intanto farti: da quanto tempo che sei appena a Piemonte? Dalla nascita. Quanto è rimasto della storia, quanto delle tradizioni, dei rapporti tra gli abitanti che hanno scelto di trascorrere la loro vita in questi luoghi? Sono alcune delle domande che ci siamo posti, ma soprattutto, queste comunità possono rappresentare un'alternativa alle metropoli? Si possono immaginare paesi 2.0 in grado di proiettare un nuovo umanesimo nell'era tecnologica del 4.0? Ci potrebbe essere per il futuro un luogo come Palombaro dove iniziare una nuova vita con altre attività, con lo sviluppo di altre prospettive. Così in questa puntata racconteremo luoghi e storie come quella di Giovanni. Io sono nato a 6-7 metri da dove mi trovo adesso. Parliamo dell'anno 1936. Il nostro viaggio parte dall'entroterra della provincia di Chieti per attraversare le montagne dell'Abruzzo e approdare sul versante pescarese. Palombaro, Penna Piedimonte, Caramanico e Farindola, quattro paesi con storie e tradizioni diverse che hanno in comune lo stesso denominatore, lo spettacolo della natura. Qual è la differenza dell'epoca di Penna Piedimonte con adesso? Mentre prima, ad esempio, gli anziani si ritrovavano in cantina, oppure diciamo Boalubar, ma allora si chiamava cantina, adesso ci si incontra sull'autostrada, insomma, nessuna parte. Siamo tutti amici, andiamo a fare le passeggiate insieme. Settimane si passava lavorando, però la domenica ci andavamo pure al mare, andavamo al passo. Allora ci stava più vita collegata fra le persone. Ormai noi abbiamo una certa età, mio marito non è che si sente più e allora siamo un po' sempre a casa. C'è un filo comune tra passato e presente, come ci raccontano i testimoni di un'epoca fatta di sacrifici e che hanno portato alla realizzazione di progetti. Sei stata la persona che ha avviato il forno. Il primo forno, come si deve, l'abbiamo aperto noi appena in Piedimonte. Allora, parliamo di che anno? È il 1970. Sì, ha un giovane che vorrebbe venire a Penna Piedimonte da una città, che cosa gli direbbe? Io dico che farebbe bene. E ci sono giovani che abitano e lavorano in piccole comunità come Penna Piedimonte, perché legate a valori veri. Tu sei proprio di Penna Piedimonte, abiti qua da sempre. Nato praticamente a Penna Piedimonte, vivo a Penna Piedimonte, vivrò a Penna Piedimonte. Non hai avuto mai l'idea di Dio, magari un giorno? Assolutamente no. Mi trovo benissimo, ho il lavoro, ho la famiglia, ho tutto quello di cui ho bisogno, anzi. La panna della Briozza e lo Balegan se vaide tanto mare da lo vostro a Urtown. Lo Saulo, quando esce la mattina, le voce gnafo la mamma con lo bambino. Sei pensionato, no? Sì. E che fai? Com'è la tua giornata oggi a Penna Piedimonte? È un macello. Dunque, ho sempre comprato riviste. Cioè, adesso mi sono ritornato alla lettura un po'. Mi piace la lettura dei libri, delle cose, eccetera. E perché un macello? Beh, è un macello perché, insomma, vai a leggere e si stancano un po' gli occhi, perché sono 40 anni e ciò che porto gli occhiali. Ma a te il computer non ti piace? No, che non mi piace, non sto, insomma,
un po' mi si ribella la testa, che la fa. Penna Piedimonte è un borgo di 445 abitanti, in provincia di Chieti, in Abruzzo. È un piccolo paese arrampicato sul Parco Nazionale della Maiella. Da qui si sentono ancora, pensate un po', il respiro degli alberi, la carezza del vento, il rumore di un'umanità ancora viva. Ci sono ancora quei valori di un tempo, oppure si è perso quella umanità, quella cosa, come un pochettino anche nelle grosse città accade? Nei piccoli paesi c'è ancora, io penso, la solidarietà. È il luogo dove ritrovare serenità e senso di vita, un contatto con la natura e con gli uomini come in un tempo passato. Ed è da qui che proprio un giovane come Piero, nato e vissuto in questa terra, continua l'attività di famiglia. Piero, intanto grazie per l'intervista. Intanto tu come stai? Tutto a posto? Hai lavorato stamattina? Stamattina ci siamo alzati come sempre, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e come vedete una parte di quello che abbiamo fatto è qui vicino a me. Il lavoro del fornaio evoca anche tepore legato un po' ai piccoli borghi. Abbiamo la fortuna di avere acqua e aria che onestamente tutti ci invidiano, perché appunto qui siamo in un paradiso, siamo nella famosa terrazza d'Abruzzo. Nel paese si sono strette amicizie molto più intime rispetto a quelle che si possono, diciamo così, stringere in una città. Qui nel paese ci si chiama anche per soprannome. È bello vivere a Penna Piedimonte, ma purtroppo i residenti sono costretti a fare i conti con uno Stato che molto spesso li dimentica. Perché? Se ci sta una cosa che cambieresti, diciamo, a Penna Piedimonte, qual è? Sono i servizi che lo Stato ci dovrebbe dare. Come tasse, purtroppo, ne paghiamo come tutti gli altri. Quindi quello che noi chiediamo come piccolo comune è di essere un attimino più aiutati da quel punto di vista. C'è ancora una differenza tra le grandi città e i piccoli borghi come Penna Piedimonte? C'è uno sfollamento spaventoso. Stanno delle zone dove abita soltanto una famiglia o due o tre al massimo. Dunque la spero che prima o poi qualcuno si sveglia a livello politico, regionale o nazionale, e sarebbe così facile fare, per esempio, le zone di montagna sotto 1000 abitanti, fare una franchigia fiscale. Perché il governo in Italia è così poco attento alle richieste dei piccoli comuni? Qui ho questa impressione che una volta che uno è eletto politicamente è si crede che è arrivato al suo scopo. Quale può essere, secondo la sua visione, il futuro di Penna Piedimonte? Il comune 20 anni fa aveva lanciato l'idea di creare questo paesino come albergo diffuso. Le strutture sono state fatte. Qui la burocrazia uccide tutti i comuni, uccide le persone, uccide la creatività, uccide i studenti. C'è un tema, dunque, che è quello dell'abbandono dei piccoli comuni. Benvenuti a Caramanico. Luigi De Acetis, sindaco di Caramanico, evidenzia due aspetti fondamentali legati alla quotidianità che le piccole amministrazioni devono affrontare. Uno dei problemi è quello della connettività, l'implementazione della banda larga, che oggi manca, e anche la rete di collegamenti con i mezzi di trasporto va ulteriormente implementato. E se questi gap fossero colmati con una più attenta politica nazionale, certo è che i piccoli borghi potrebbero offrire un modello alternativo di vita grazie proprio alle caratteristiche uniche. Un paese in cui si vive ancora con ritmi meno stressanti e allo stesso tempo Caramanico può offrire una maggiore vivibilità perché siamo aperti alla vita anche dei giovani, oltre che delle persone meno giovani, per una residenza continuativa che negli ultimi anni stiamo riscontrando soprattutto da parte di stranieri. E a tal proposito non possiamo che volare per un attimo in un altro dei comuni che torneremo a visitare tra poco, Farindola. Ah, ok, buongiorno. Paul Critchley è un vero e proprio artista, pittore, girovago, nato mezzo secolo fa a Rainford. Paul è arrivato dall'Inghilterra a Farindola dopo una lunga sosta spagnola.
prima di venire qui abbiamo abitato in questo appartamento in Barcellona. L'appartamento era piccolo. Paul racconta anche gli scorci di Farindola nelle sue opere, paesaggi, forme inconsuete, spigolature inaspettate, assemblate, ma soprattutto nuove prospettive. Questo è una finestra con la vista del fiume Tavo. Io ho fatto questo in otoño. Solo questa parte qui. Ho portato al fiume e sopra le rocche. Dopo sono ritornato qui a casa e ho fatto le finestre. Però in primavera, 6 mesi dopo, sono andato allo stesso posto e ho fatto la stessa vista. Il frutto di ricerca e lavoro durati per anni e ancora in corso tra la formazione accademica nel paese d'origine e le tensioni politiche della Berlino Est degli anni Ottanta, tra la Francia del Sud, l'Olanda e la Spagna e altri angoli d'Europa e Stati Uniti. Questa è la storia di Paul. Ma la domanda che vogliamo fare a Paul è: perché ha scelto Farindola? Abbiamo scelto Abruzzo perché è più o meno nel centro d'Italia e la gente qui è come una grande famiglia. Io sono nato nei primi decenni del Novecento e ho avuto l'opportunità di sentire le storie dalla viva voce di coloro che hanno combattuto le prime due guerre, quella in Libia e la prima guerra mondiale. Sentiamo questo posto, no, non solo per vedere, sentiamo è felice qui. Happy, very, yeah. O sento, no, non solo per vedere, ho un posto bello, o sento. Ci spostiamo un po' più a sud e raggiungiamo Palombaro, un altro piccolo borgo in provincia di Chieti. Anche qui l'immigrazione sta salvando in qualche modo il paese. Nigel e Barbara, anche loro inglesi, hanno scelto di trasferirsi e ricominciare una nuova vita. Durante il giorno mi piace vedere alla scuola volontaria con i bimbi. Anche per passeggiare. Sono stati inseriti all'interno dell'organico scolastico con l'insegnamento madrelingua della loro lingua madre. Com'è la gente a Palombaro? Oh, fantastico. Il posto è più tranquillo, la vita è perfetta per noi. Le persone più gentili, più diverse da Inghilterra. Una immigrazione verso i comuni abruzzesi che suona quasi come una rivincita sul passato, quando a migliaia dovettero partire per l'estero per assicurare un futuro alla propria famiglia. Il caramanico per la guerra si mangiava, tant'è vero che la gente è espatriata in America, in Canada. Il mio zio andò in Argentina. Flavio, nato e cresciuto a Caramanico, ci racconta pezzi del suo passato che appartengono alla memoria di tutti. Questa è una strada molto particolare, quella è lo stemma dei Salerni. Io sono nato qua, qua c'è stata una gradinata lunga, papà si è sposato nel 37, io sono nato qua. Ci sta una cosa particolare a sto vicoletto, guarda che stemma è questo. Qua ci sta lo speziale. La farmacia, nel 500, nel 600 ci stava la farmacia qua. Ecco perché io l'ho portato qua, che questo è un segno intangibile di queste cose qua. È una cosa bella, hai capito? Un viaggio nel passato che in qualche modo rivive nel presente. Testimonianza ne è il fatto che, come abbiamo visto, in tanti decidono di trasferirsi in questi luoghi simbolo della tranquillità e del vivere con ritmi naturali.
E a proposito di natura, nel territorio non manca un punto per la valorizzazione del parco naturale. Francesco, insieme ad altri residenti, gestisce una cooperativa. Sono una guida ambientale escursionistica, la cosa più bella ovviamente è portare gente in escursione, che è un lavoro di grande responsabilità, però è un lavoro che riempie il cuore, perché le soddisfazioni sono tante, si conosce tantissima gente. Da quasi 10 anni lavoro per la cooperativa Mai Ambiente. Noi ci occupiamo essenzialmente di turismo lento, grazie appunto al fatto che noi vogliamo potenziare il turismo naturalistico, lo stiamo sponsorizzando ormai da anni. Ci capitano escursionisti, persone da tutta Italia, anche dall'estero, in particolare da Germania, Belgio, comunque che sono i paesi dove la vocazione per l'escursionismo è più spiccata. Caramanico dunque offre possibilità lavorative per chi decide di rimanere o arrivare. Io mi occupo di ristorazione. Guido è un imprenditore che ha scelto di formare una famiglia. Sono 22 anni che sto qua, ho fatto famiglia. Ma nonostante tutto ci sono dei pro e dei contro. I pro sicuramente che tutti quanti si conoscono, il fatto di avere famiglia e avere persone che conoscono la tua famiglia agevola la vita sociale. I contro sono spostamenti con la macchina. Un tema, quello della viabilità, comune a tutte le realtà che stiamo conoscendo. È interessante però notare come tutto ciò non rallenti la produzione di idee e di progetti messi in campo dall'intera comunità. Nell'ex convento delle Clarisse, ad esempio, si sta realizzando un importante progetto culturale. Il progetto Sedi Abroad nasce da una collaborazione che l'amministrazione comunale ha iniziato circa 2 anni fa, destinandola ad ospitare corsi di studenti da tutte le università del mondo. I corsi si terranno in questa struttura che ha circa 9 aule e inizierà dalla primavera prossima durante la durata di tutto l'anno solare. Avevamo lasciato Palombaro con la promessa di tornarci. Anche qui, tanti giovani hanno deciso di rimanere a fare impresa. I ragazzi e i giovani di oggi sono stati presi dalle nuove scoperte. Presto, passata la prima giovinezza, a questi giovani tornerà in mente il desiderio di conoscere quanto hanno fatto i loro antenati. Solo allora si renderanno conto che queste informazioni non le potranno ottenere da nessun dispositivo elettronico e capiranno che è la storia ad essere la prima e la più importante maestra della vita. Ci sono degli imprenditori già che hanno scelto di investire sul nostro territorio. Abbiamo una Florida ricca zona artigianale che ospita delle aziende che lavorano per marchi importantissimi. L'attività che esiste attualmente nella zona artigianale . Questo è il suono che da decenni scandisce la vita dei palombaresi. La sirena della rinascita, il calzaturificio che prosegue la sua attività ininterrottamente da 50 anni. Lei è Sheila e nella zona industriale ha un'azienda familiare che dà lavoro a circa 70 persone. Adesso produciamo e realizziamo accessori decorativi per tutti i brand dell'alta moda. Parlando proprio della tradizione, abbiamo ripreso dei grani antichi e tuttora li stiamo riseminando, rimettiamo sempre il nostro grano. Catuccia ha un'azienda a conduzione familiare e proprio il suo forte legame con il passato ha generato una economia locale proficua e sostenibile. Non usiamo prodotti chimici, il nostro grano lo maciniamo a pietra. Da questa farina con un piccolo pastificio stiamo cercando di trasformarlo in pasta. Anche Natale è rimasto nella sua terra. Produco l'ulivo indosso. Per fortuna anche quest'annata è andata bene. Così come è orgoglioso delle sue origini Leonardo, che ha scelto di portare avanti la tradizione di famiglia. Tu hai scelto di stare a Palombaro dalla nascita e di avviare quindi anche un'attività. È stata aperta nell'87 dai miei genitori, si è andata avanti, ho fatto le mie piccole esperienze in Italia e all'estero. Ho preferito giocare col giocattolo in casa e sono molto legato al nostro piccolo paesino. Ma in tutto questo, cosa è cambiato rispetto al passato? Ci sentivamo, guarda, ci incontravamo al bar. Era la famiglia. È cambiato un po' più la vita sociale all'interno anche del paese. Qualunque cosa succedeva, o di bello o di brutto, il vicinato, il quartiere, i conoscenti correvano. I rapporti sociali
c'è stata una variazione che è quella determinata dall'esistenza di una società semi-industriale. Io mi ricordo quando eravamo ragazzini, il paesino era pieno, adesso è diminuita l'affluenza dai palombaresi immigrati a Roma, Milano. Da bambini il territorio del paese, l'abbiamo percorso metro quadrato per metro quadrato, non c'è una parte del paese dove i nostri piedi non si siano posati per i giochi, per lo stare insieme. I ragazzi di oggi non praticano il paese. Vedo un particolare interesse anche dei giovani che stanno arrivando verso il paese con le manifestazioni culturali. Si cerca sempre più di valorizzare quelle poche cose che abbiamo qui a Palombaro, tipo la montagna, la grotta Sant'Angelo, le vecchie tradizioni che non muoiono mai. Com'era la giornata tua all'epoca? La famiglia era una famiglia patriarcale. Il nonno seduto a capo tavola iniziava il discorso. I bambini non potevano parlare. Non abbiamo tutto quello che ci potrebbe offrire i grossi centri. Abbiamo le attività, il paesaggio, l'aria, quasi vive bene. Si mantiene ancora il valore del paese. Dove tutti ci vogliamo bene. C'è ancora un senso di comunità e di umanità. Siamo una piccola famiglia. Si riesce ancora ad avere un certo rapporto umano. Si rispetta ancora i vecchi canoni, il tempo. Non c'è quella corsa. A Palombaro si vive benissimo. La cosa più bella? La montagna. Perfetto, e cambia ogni giorno e cambia. Ed eccoci tornati a Farindola, il paese in cui avevamo fatto un'incursione alcuni minuti fa, entrando a casa di Paul. Ripartiamo dal mercato del venerdì, una sorta di festa popolare che rappresenta l'occasione per incontrarsi, chiacchierare e acquistare prodotti a chilometro zero. Al nostro racconto manca ancora un elemento che non avevamo considerato prima di raggiungere il paese. C'è l'aspetto religioso, che dona a Farindola un interessante primato. Farindola ha in sé, dal punto di vista religioso, tre religioni che convivono tra di loro: quella cristiana cattolica, pentecostale, e poi ci sono i testimoni di Geova. Questo appunto crea un ambiente caratteristico, perché comunque porta a anche un confronto a 360 gradi. E il rapporto con il parroco e i parrocchiani com'è? Essendo cresciuto in città, il rapporto che avevo con il parroco quando stavo a Pescara era comunque completamente diverso. Diventando io poi parroco nel paese, questo invece è meno accentuato. E anche il trasferimento a Farindola per un parroco così giovane ha contribuito ad un diverso approccio alla vita. Un'esperienza che ho fatto arrivando qui e che mi ha aiutato parecchio a entrare nell'ottica del paese è stato proprio quello di non vivere con la mentalità di città, perché in città siamo abituati a pensare: ho bisogno di qualcosa, me lo compro e sto a posto. Quando sono arrivato qua, per esempio, il fatto solamente di prendere la legna e dovertela tagliare, solamente il fatto che hanno visto, che si è visto che mi avevano portato legna da tagliare, ha fatto sì che persone che io ancora non conoscevo, ero arrivato da 3-4 mesi, tranquillamente sono venuti a chiedermi se avevo bisogno. Solidarietà lavorativa che coinvolge anche il primo cittadino. Diciamo che il sindaco deve, da buon padre di famiglia, deve arrivare a gestire un po' tutte le situazioni, perché chiaramente in contesti amministrativi più ampi ci sono gli uffici che fanno da filtro, mentre in una piccola realtà il sindaco è il punto di riferimento della persona anziana, così come del giovane, così come del padre di famiglia. E quindi c'è questa piacevole interfaccia quotidiana con il cittadino che chiaramente trova nell'amministrazione un punto di riferimento e anche un consiglio, spesso con i pochi mezzi a disposizione che abbiamo siamo in grado di dargli. E alla religione non possiamo che accostare il concetto alto dell'amore, quello che i nonni hanno vissuto, le serenate. C'erano due o tre amici che io suonavo il mandolino e gli altri due andavamo portando le serenate, quei giorni le serenate alle ragazze. Io facevo la serenata alla mia ragazza e l'altro ce le portava e dice: allora andiamo alla ragazza mia. Dice: quando sono li facciamo? Se era tre suonate, amore. Se era due suonate, amicizia. Siamo al termine di questa puntata di Zone d'Ombra TV.
non rimane che chiudere con alcune considerazioni direttamente dei residenti dei borghi. Dovesse fare un appello al Presidente della Repubblica per salvare Penna Piedimonte, per diciamo portare un po' di gioia, cosa gli direbbe? Che cambiasse un po' idee per i piccoli paesi e investire un po' di più qua, anche per la montagna, perché ci hanno tolto tutta la montagna, perfino un ospedale qui a Guardia Greca. E allora perché ci hanno chiuso questo ospedale che noi dobbiamo andare a Chieti, ci hanno mucchiato tutto là e ci mettono nei corridoi quando questo ospedale era un gioiello? Ci sta uno di Milano, di Bologna, dice: vabbè, a me piace Penna Piedimonte, voglio andare a vivere là. Secondo te che attività potrebbe fare? Perché poi alla fine uno deve camparci appena. Come no? Mondo. Per esempio, io ho mia sorella che lavora nel marketing, nel mondo del marketing. Lei può tranquillamente lavorare da remoto. Quindi potrebbe tranquillamente prendere una casa in affitto, decidere di vivere qui e con il computer, tramite una connessione, come c'è appunto qui, come in tutti gli altri posti in Italia, lavorare e fare dei servizi per terze persone. Vorrei essere più ottimista, però non lo so, dico la verità, se il futuro da prende. Come vede il futuro di Palombaro? Ma i ghiacciai continuano a sciogliersi, significa che il livello del mare effettivamente salirà e quindi sarà impossibile vivere nelle città che vivono al mare o addirittura sotto il livello del mare, insomma, quindi ci potrebbe essere per il futuro un luogo come Palombaro dove iniziare una nuova vita con altre attività, con lo sviluppo di altre prospettive. Anche per questa settimana siamo arrivati alla fine. Noi, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova inchiesta di Zone d'Ombra TV. Per il momento la linea passa al nostro amico Cuba Cabal. Dai paesi alle città, miseria e povertà. Lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patana e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria. Separati con cura, in un'epoca oscura che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra.